Scusadori presenta Hunger Games Ballata dell'usignolo e del serpente di Susan Collins Traduzione di Simona Brogli Legge Diego Baldoin Parte 1 Il mentore Capitolo 1 Coriolanos. Immerse una manciata di cavolo nella pentola d'acqua bollente e giurò che un giorno le sue labbra non l'avrebbero più toccato. Ma non era quello il giorno. Doveva mangiare una grossa ciotola di quella robaccia anemica e bere ogni singola goccia di brodaglia per evitare che lo stomaco gli brontolasse durante la cerimonia della mietitura. Era una delle tante precauzioni che prendeva per nascondere il fatto che la sua famiglia, nonostante abitasse nell'attico del più sfarzoso palazzo di Capital City, era povera quanto la feccia dei distretti. Che a 18 anni, l'erede della dinastia un tempo grandiosa degli Snow, non aveva niente di cui vivere a parte il suo ingegno. La camicia che avrebbe indossato per la mietitura lo preoccupava. Aveva un paio di eleganti pantaloni scuri, ancora passabili, comprati al mercato nero l'anno prima. Ma era la camicia che guardava la gente. Per fortuna, l'accademia forniva le divise richieste per l'uso quotidiano. Per la cerimonia di quel giorno, tuttavia, agli studenti era stato ordinato di vestire con eleganza, ma anche con la solennità dettata dall'occasione. Tigris gli aveva detto di fidarsi di lei e lui si fidava. Fino a quel momento solo l'abilità con ago e filo di sua cugina lo aveva salvato. D'altra parte, non poteva certo aspettarsi miracoli. La camicia che avevano ripescato dal fondo dell'armadio, appartenuta a suo padre e a giorni migliori, era macchiata e ingiallita dagli anni, con solo metà dei bottoni e una bruciatura di sigaretta su un polsino. Troppo danneggiata per venderla persino nei momenti peggiori? Avrebbe dovuto essere la sua camicia per la mietitura. La mattina era andato nella camera di Tigris all'alba, solo per scoprire che sia lei sia la camicia erano sparite. Non era un buon segno che la cugina si fosse arresa con quel vecchio straccio e avesse affrontato il mercato nero. In un ultimo, disperato tentativo di trovargli un capo d'abbigliamento adatto. E cosa diavolo poteva possedere che valesse uno scambio? Soltanto una cosa, se stessa. E la discendenza degli Snow non era ancora caduta così in basso. O ci stava cadendo ora, mentre lui salava il cavolo? Pensò a capannelli di persone che le attribuivano un prezzo. Con il lungo naso appuntito e il corpo magro, Tigris non era una gran bellezza ma aveva una dolcezza, una vulnerabilità che invitavano alla violenza. Avrebbe trovato acquirenti se ne avesse avuto intenzione. Il pensiero gli diede la nausea, lo fece sentire impotente e di conseguenza disgustato da se stesso. Dal fondo dell'appartamento sentì levarsi la registrazione dell'inno di Capital City, Gemma di Panem. La tremula voce da soprano di sua nonna si unì al brano, rimbalzando sulle pareti. Gemma di Panem, città potente. Nei secoli tu splendi ancora. Come sempre, sua nonna era penosamente stonata e un po' fuori tempo. Durante il primo anno di guerra, aveva cominciato a diffondere quella registrazione nei giorni di festa nazionale perché Coriolanus, che aveva cinque anni, e Tigris, che ne aveva otto, sviluppassero il loro patriottismo. Il concerto quotidiano era iniziato solo dopo il giorno nero in cui i ribelli dei distretti avevano circondato Capitol City, tagliandole i rifornimenti per i due anni di guerra rimanenti. Bambini, ricordate che siamo soltanto sotto assedio. Non ci siamo ancora resi, aveva detto. Poi aveva cominciato a cantare l'inno dalla finestra dell'attico mentre piovevano le bombe. Il suo piccolo atto di sfida. Al tuo ideale ci inginocchiamo umilmente. E le note che non riusciva mai a raggiungere. Il nostro pegno d'amore assapora. Coriolanus ebbe un leggero sussulto. Anche se i ribelli erano muti da un decennio, ormai sua nonna non taceva affatto. Mancavano ancora due strofe. Gemma di panem, cuore di giustizia, marmore a fronte la saggezza in corona. Si chiese se altri mobili avrebbero assorbito un po' i rumori. Ma la domanda era puramente teorica. Al momento, il loro attico era un microcosmo della stessa Capitol City e ne rifletteva le cicatrici dovute agli implacabili attacchi dei ribelli. Le pareti alte sei metri erano segnate dalle crepe, il soffitto a moda natura era costellato dai buchi lasciati da grossi pezzi di intonaco mancanti, e brutte strisce nere di nastro isolante tenevano insieme i vetri rotti delle finestre ad arco che si affacciavano sulla città. Per tutta la guerra e per i dieci anni successivi, la famiglia era stata costretta a vendere o barattare molti dei suoi averi, tanto che alcune stanze erano completamente vuote e chiuse, mentre le altre contenevano al massimo qualche suppellettile. Peggio ancora, nel periodo di freddo pungente dell'ultimo inverno di assedio, numerosi pezzi d'arredo eleganti di legno intagliato e una quantità di volumi erano stati sacrificati al camino per evitare che la famiglia morisse congelata. Restare a guardare le pagine coloratissime dei suoi libri illustrati, gli stessi che aveva letto attentamente insieme alla madre, che si riducevano in cenere, non aveva mai mancato di farlo piangere, ma meglio triste che morto. Coriolanus era stato dai suoi amici e sapeva che quasi tutte le famiglie avevano cominciato a risistemare le loro case. Però gli snon non potevano permettersi neppure qualche metro di lino per una camicia. Pensò ai suoi compagni di corso, che passavano in rivista gli armadi o scivolavano nei loro completi su misura nuovi di zecca, e si chiese per quanto ancora sarebbe riuscito a salvare le apparenze. Tu sei fonte di luce e letizia. Tu ci riunisci. A te va il nostro voto, nostra icona. Se la camicia rinnovata da Tigris fosse risultata inutilizzabile, cosa avrebbe dovuto fare? Fingere un attacco di influenza e darsi malato? Dare ammollito. Presentarsi con la camicia della divisa? Irrispettoso. Strizzarsi nella camicia rossa con i bottoni sul colletto che gli era diventata piccola già due anni prima? Da pezzente. Alternative accettabili? Nessuna delle precedenti. Magari Tigris. Era andata a chiedere aiuto alla sua datrice di lavoro, Fabricia, e poi, una donna ridicola quanto il suo cognome, ma con un certo talento nel copiare le tendenze. Se la moda prevedeva piume o pellami, plastica o pelliccia fasulla, lei riusciva a trovare un modo per inserirli in una sua creazione a un prezzo ragionevole. Tigris, che come studentessa non era granché, dopo il diploma all'Accademia aveva rinunciato all'università per inseguire il sogno di diventare stilista. Avrebbe dovuto essere una tirocinante di Fabricia, ma la donna si serviva di lei più come una schiava, pretendendo che le massaggiasse i piedi e ripulisse gli scarichi dai grumi dei suoi lunghi capelli color magenta. Ciò nonostante, Tigris non si lamentava mai e non ammetteva critiche sul suo capo, tanto era contente e riconoscente di avere una posizione nel mondo della moda. Gemma di Panem, trono di potenza. Forza nella pace, scudo nel conflitto. Coriolanus aprì il frigorifero nella speranza di trovare qualcosa che ravvivasse la minestra di cavolo. L'unico abitante era un tegame di metallo. Quando sollevò il coperchio una poltiglia rappresa di patate all'istarelle ricambiò il suo sguardo. Possibile che alla fine la nonna avesse messo in atto la sua minaccia di imparare a cucinare. Era almeno commestibile quella roba? Rimise a posto il coperchio in attesa di avere più informazioni a disposizione. Che lusso sarebbe stato buttare tutto nell'immondizia senza pensarci due volte. Che immondizia di lusso sarebbe stata. Ricordava, o credeva di ricordare, che quando era molto piccolo osservava i camion della spazzatura manovrati dai senza voce. Gli operai privati della lingua erano i migliori, o così diceva sua nonna, mentre ronzavano lungo le strade. Svuotando grandi sacchi di cibo gettato via, contenitori, articoli casalinghi rovinati. Poi era venuto il tempo in cui non esisteva più niente da eliminare. Non una caloria era sgradita, e non c'erano oggetti che non potessero essere scambiati, bruciati per scaldarsi o messi contro una parete per isolarsi dal freddo. Avevano imparato tutti a detestare gli sprechi. A poco a poco stavano tornando di moda, però. Segno di prosperità, come una camicia decente. La nazione difendi da violenza con pugno di ferro e il nemico è sconfitto. La camicia. La camicia. La sua mente poteva fissarsi su un problema come quello, su qualunque cosa in realtà, e non mollava più la presa. Quasi che controllare un unico elemento del suo mondo lo proteggesse dalla catastrofe. Era una brutta abitudine che lo rendeva cieco verso altre cose potenzialmente pericolose. Aveva una tendenza all'ossessione, ed era probabile che sarebbe stata la sua rovina se non avesse imparato a vincerla. La voce di sua nonna squittì il crescendo conclusivo: Nostra Capitol, nostra vita! Vecchia pazza, ancora aggrappata ai giorni dell'anteguerra. Le voleva bene, ma lei. Aveva perso il contatto con la realtà ormai da anni. A ogni pasto blaterava della leggendaria grandezza degli snow, anche quando in tavola c'erano una minestra di fagioli annacquata e qualche cracker raffermo. E a sentire lei, di sicuro il suo futuro sarebbe stato glorioso. Quando Coriolanus sarà presidente, esordiva spesso. Quando Coriolanus sarà presidente, ogni stortura dalle sgangherate forze aeree di Capitol City. Al prezzo esorbitante delle costine di maiale sarebbe stata magicamente rettificata. Grazie al cielo, l'ascensore guasto e l'artrite alle ginocchia le impedivano di uscire molto, e i suoi rari ospiti erano dei fossili come lei. Il cavolo cominciò a bollire, riempiendo la cucina della puzza di povertà. Coriolanus lo pungolò con un cucchiaio di legno. Ancora nessun segno di tigris. Di lì a poco sarebbe stato troppo tardi per chiamare e inventarsi una scusa. Si sarebbero riuniti tutti nella Heaven's Behold dell'Accademia. Lui avrebbe dovuto affrontare la stizza e la delusione della sua docente di comunicazioni, Satiria Click, che si era battuta per fargli ottenere una delle 24 agognate posizioni di mentore agli Hunger Games. Oltre a essere il preferito di Satiria, Coriolanus era anche il suo assistente e nel corso della giornata la donna Avrebbe senz'altro avuto bisogno di lui per qualcosa. Poteva essere imprevedibile, specie quando beveva. E quella era una certezza nel giorno della mietitura. Meglio chiamarla e avvisarla, dirle che non riusciva a smettere di vomitare o roba del genere, ma che avrebbe fatto il possibile per riprendersi. Si preparò ad alzare il telefono per aggrapparsi alla scusa di una grave malattia, quando fu colto da un altro pensiero. E se Satiria avesse permesso la sua sostituzione nel ruolo di mentore nel caso non si fosse presentato? E qualora lo avesse fatto? Questo avrebbe compromesso la sua possibilità di ricevere uno dei premi conferiti dall'Accademia il giorno del diploma. Senza quel premio non poteva proprio permettersi di andare all'università. Il che significava niente carriera, il che significava niente futuro, non per lui. E chissà cosa sarebbe successo ai suoi e... La porta d'ingresso. Deformata e cigolante, si aprì con un lamento. Corio! gridò Tigris. E lui sbatte giù il telefono. La cugina gli aveva affibbiato quel nomignolo appena nato ed allora gli era rimasto. Volò fuori dalla cucina, facendola quasi cadere, ma lei era troppo elettrizzata per rimproverarlo. L'ho fatto! L'ho fatto! Beh, qualcosa ho fatto! Pestò i piedi a terra in una rapida corsetta sul posto mentre sollevava una gruccia avvolta in un vecchio sacco portabiti. Guarda, guarda, guarda! Coriolanus aprì la cerniera del sacco e tirò fuori la camicia. Era splendida. No, ancora meglio, era di classe. Il lino spesso non era bianco come in origine né ingiallito dagli anni, ma di uno squisito color crema. I polsini e il colletto erano stati sostituiti con velluto nero. I bottoni erano piccoli cubi neri e oro. Tessere. Ogni bottone... Era perforato da due minuscoli buchi per il filo. Sei un genio, disse Sincero, e la cugina migliore che esista. Attento a tenere la camicia lontana da eventuali pericoli, strinse Tigris a sé con il braccio libero. Gli snow si posano in cima, come la neve. Gli snow si posano in cima, esultò Tigris. Era il motto che aveva permesso loro di affrontare la guerra, quando si combatteva senza sosta per non essere schiacciati a terra. Raccontami tutto, le disse, sapendo che lei desiderava farlo. Adorava parlare di vestiti. Tigris alzò le braccia al cielo e scoppiò in una risata che era un mezzo sospiro. Da dove iniziare? Cominciò con il candeggio. Tigris aveva insinuato che le tende bianche della camera da letto di Fabricia fossero sudice e così, mentre le metteva a bagno in acqua e sbiancante, vi aveva fatto scivolare anche la camicia. Aveva reagito magnificamente, ma nessun ammollo avrebbe mai potuto cancellare del tutto le macchie. Perciò aveva bollito la camicia con le calendule appassite che aveva trovato nell'immondizia del vicino di Fabricia e i fiori avevano tintollino quel tanto da nascondere le macchie. Il velluto per i polsini veniva da un grande sacchetto a culis che conteneva una targa ormai insignificante appartenuta al loro nonno. Le tessere le aveva strappate dall'interno di un armadietto nel bagno di servizio. Si era fatta forare i bottoni dall'addetto alla manutenzione del palazzo e in cambio gli aveva rammendato la tuta. È stato questa mattina, chiese. Oh no, ieri, domenica. Questa mattina hai trovato le mie patate? Coriolanus la seguì in cucina, dove Tigris aprì il frigorifero e tirò fuori il tegame. Sono stata sveglia fino a tardi per estrarre l'amido. Poi sono corso giù dai Dulittle per avere un ferro da stiro come si deve. Ho messo da parte queste per la minestra. Rovesciò l'intruglio nel cavolo bollente e rigirò il tutto. Lui si accorse dei profondi segni viola che aveva sotto gli occhi castano dorato e non poté fare a meno di provare una fitta di rimorso. Quando è stata l'ultima volta che hai dormito? le chiese. Oh, sto benissimo, ho mangiato le bucce delle patate. Tanto dicono che è lì che stanno le vitamine. E oggi c'è la mietitura, quindi è praticamente vacanza, rispose la cugina in tono allegro. Non da Fabricia, replicò lui. Da nessuna parte, in realtà. Nei distretti il giorno della mietitura era orribile, ma neppure a Capitol City era una gran festa. Come lui, la maggior parte della gente non provava nessun piacere nel ricordare la guerra. Tigris avrebbe trascorso la giornata a servire e riverire la propria datrice di lavoro e la cozzaglia dei suoi ospiti, mentre si scambiavano cupe storie sulle privazioni che avevano patito durante l'assedio. E si ubriacavano fino a svenire. Assisterli nel dopo doposborne all'indomani sarebbe stato ancora peggio. Smettila di preoccuparti. Tieni, meglio che ti sbrighi a mangiare. Con un mestolo gli servì un po' di minestra in una scodella e la posò sul tavolo. Coriolanus diede un'occhiata alla pendola. Trangugiò la minestra senza badare al fatto che scottava e corse nella sua stanza con la camicia. Si era già lavato e rasato, e quel giorno per fortuna la sua pelle chiara. Non presentava imperfezioni. La biancheria fornita dalla scuola e i calzini neri andavano bene. Indossò i pantaloni eleganti più che accettabili e infilò i piedi in un paio di stivaletti di pelle con i lacci. Erano troppo piccoli, ma poteva sopportarlo. Poi si mise con attenzione la camicia, se la sistemò dentro i pantaloni e si girò verso lo specchio. Non era alto quanto avrebbe dovuto. Come per molti altri suoi coetanei, era probabile che un'alimentazione carente avesse compromesso la sua crescita. In compenso, era snello e atletico, con un eccellente portamento, e la camicia sottolineava i lati migliori del suo fisico. Da quando era bambino e la madre lo esibiva per le strade in un completo di velluto viola, non gli era più successo di avere un aspetto così regale. Si lisciò all'indietro i riccioli biondi mentre sussurrava beffardo alla sua immagine. Coriolanus Snow. Futuro presidente di Panem, ti rendo omaggio. A beneficio di Tigris, fece un'entrata trionfale in salotto, allargando le braccia e girando su se stesso per sfoggiare la camicia. La ragazza squittì di gioia e applaudì. Sei fantastico, bellissimo ed elegante. Vieni a vedere, signora nonna. Era un altro nomignolo coniato dalla piccola Tigris, che aveva considerato gli appellativi nonna e tanto più nonnina. Inadeguati a una persona così maestosa. Apparve la nonna, una rosa rossa appena recisa, tenuta amorevolmente tra le mani a coppa, scosse da un tremito. Indossava una lunga tunica nera e fluente, del tipo diffuso prima della guerra e ormai così superato da essere ridicolo, e un paio di pantofole ricamate con la punta all'insù che in passato avevano fatto parte di un costume. Ciocche di sottili capelli bianchi sbucavano da un turbante di velluto sbiadito. Quelle erano le ultime reliquie di un guardaroba un tempo sfarzoso. I pochi capi ancora presentabili venivano conservati per gli ospiti o per le rare incursioni in città. "Tieni, tieni ragazzo, metti questa, fresca fresca dal mio giardino pensile", ordinò. Coriolano allungò la mano per prendere la rosa, ma in quello scambio tremolante una spina gli trafisse il palmo. Dalla ferita uscì un po' di sangue. E lui tese il braccio per non macchiare la sua preziosa camicia. La nonna parve confusa. Volevo solo che tu fossi elegante, gli disse. Ma certo, signora nonna, confermò Tigris. E lo sarà. Mentre si faceva guidare in cucina da lei, Coriolanus ricordò a se stesso che l'autocontrollo era una dote fondamentale e che avrebbe dovuto essere grato a sua nonna perché gli offriva occasione di praticarla ogni giorno. «Le ferite da puntura non sanguinano per molto», garantì Tigris, mentre gli puliva e fasciava rapidamente la mano. Accorciò la rosa, mantenendo qualche foglia, e gliela puntò alla camicia. «È elegante, in effetti. Sai cosa significano le rose per lei. Ringraziala». Lo fece. Ringraziò tutte e due e corse fuori. Scese le dodici rampe di scale dalle decorazioni elaborate, attraversò l'atrio e uscì. Il portone si apriva sul corso. Un viale così largo che otto bighe lo avevano attraversato comodamente fianco a fianco ai vecchi tempi, quando Capitol City metteva in mostra i propri fasti militari per la folla. Coriolanus ricordava di essersi sporto dalle finestre dell'appartamento, da bambino, mentre gli invitati alla loro festa si vantavano di avere posti in prima fila per le parate. Poi erano arrivati i bombardieri, e per molto tempo il suo isolato era rimasto impraticabile. Ora. Per quanto le vie fossero finalmente pulite, le macerie giacevano comunque ammucchiate sui marciapiedi e interi palazzi erano sventrati come il giorno in cui erano stati colpiti. Dieci anni dopo la vittoria era ancora costretto a scansare grossi pezzi di marmo e granito per farsi strada a zigzag fino all'accademia. A volte si chiedeva se i detriti non fossero stati lasciati lì per ricordare ai cittadini quello che avevano sopportato. La gente aveva la memoria corta. Occorreva farla camminare in mezzo ai calcinacci, obbligarla a staccare i luridi buoni del razionamento e assistere agli Hunger Games perché la guerra restasse viva nella mente. Dimenticare poteva indurre alla noncuranza e a quel punto sarebbero tornati tutti al punto di partenza. Mentre svoltava su via dell'Accademia, tentò di misurare il passo. Voleva arrivare puntuale, ma tranquillo e sereno, non sudato fradicio. Quel giorno della mietitura, come sempre, si preannunciava torrido. Ma cos'altro ci si poteva aspettare il 4 luglio? Si sentì grato per il profumo emanato dalla rosa di sua nonna, perché dalla camicia iniziava a sprigionarsi un vago sentore di patate e calendule appassite. Come miglior scuola superiore di Capital City, l'Accademia istruiva la progenie delle famiglie più importanti, ricche e influenti. Con oltre 400 studenti per corso, Tigris e Coriolanus erano riusciti a farsi ammettere senza grandi problemi, data la lunga tradizione degli snon nell'istituto. A differenza dell'università, l'accademia era gratuita e forniva pranzi e materiale scolastico, oltre alle divise. Chiunque contasse qualcosa la frequentava, e a Coriolanus quelle conoscenze sarebbero servite come base per il suo futuro. L'imponente scalinata che portava all'accademia poteva ospitare l'intero corpo studentesco. Perciò era in grado di accogliere senza problemi il flusso di funzionari, professori e allievi diretti ai festeggiamenti del giorno della mietitura. Coriolanus salì i gradini con calma, disinvolto ma composto, nel caso avesse attirato l'attenzione di qualcuno. La gente lo conosceva, o almeno aveva conosciuto i suoi genitori e i suoi nonni, e da uno snow ci si aspettava un certo stile. Quell'anno, proprio a partire da quel giorno. Sperava di ottenere anche un riconoscimento personale. Fare da mentore negli Hunger Games era il suo progetto di fine corso, prima di diplomarsi a metà estate. Con il suo eccezionale curriculum scolastico, se si fosse rivelato pure un mentore formidabile, Coriolanus avrebbe potuto aggiudicarsi un premio in denaro abbastanza consistente da coprire la retta dell'università. 24 tributi, due per ciascuno dei distretti sconfitti. Un ragazzo e una ragazza sarebbero stati estratti a sorte e gettati in un'arena a combattere all'ultimo sangue negli Hunger Games. Era tutto stabilito nel Trattato del Tradimento, che aveva posto fine ai giorni bui dell'insurrezione dei distretti, una delle tante punizioni a carico dei ribelli. Come in passato, i tributi si sarebbero uccisi l'un l'altro con le poche armi lasciate nell'arena di Capitol City, anfiteatro ormai fatiscente, usato prima della guerra per attività sportive. Ed eventi di intrattenimento. La visione del programma in TV era consigliata, ma a Capital City molti la evitavano. Il problema era come rendere lo spettacolo più avvincente. A questo scopo, per la prima volta nella storia dei giochi, ai tributi sarebbero stati assegnati dei mentori. Per l'incarico erano stati selezionati 24 tra gli studenti più brillanti all'ultimo anno di Accademia, ma i particolari erano ancora in fase di definizione. Si parlava di preparare ogni tributo a un'intervista personale, magari di dargli una ripulita a uso delle telecamere. Tutti concordavano sul fatto che, se gli Hunger Games dovevano continuare a esistere, era necessario che evolvessero in un'esperienza più profonda. E l'abbinamento dei giovani rampolli di Capital City con i tributi dei distretti aveva incuriosito la gente. Coriolanus attraversò un ingresso decorato da stendardi neri. Scese lungo un passaggio a volta ed entrò nella riecheggiante Heavensby Hall, dove avrebbero assistito alla trasmissione della cerimonia della mietitura. Non era in ritardo, ma la sala pullulava già di professori, studenti e parecchi funzionari dei giochi che non erano impegnati nel programma del giorno di apertura. I senza voce zigzagavano tra la folla con vassoi di posca, un intruglio fatto di vino anacquato, corretto con miele ed erbe. Era la versione inebriante di quella roba aspra. Che aveva sostenuto Capital City durante la guerra, teoricamente proteggendo i cittadini dalle malattie. Coriolanus ne prese un calice e si rigirò il liquido in bocca, nella speranza di lavare via dal suo alito ogni traccia di puzza di cavolo. Però si concesse soltanto un sorso. Era più forte di quanto credesse la maggior parte della gente, e negli anni Coriolanus aveva visto studenti anziani rendersi totalmente ridicoli per averne bevuta troppa. Il mondo riteneva ancora che lui fosse ricco, ma la sua unica vera moneta era il fascino che distribuiva a piene mani mentre si faceva strada tra la folla. I volti si illuminavano quando salutava amichevolmente studenti e insegnanti, chiedendo dei familiari, lasciando cadere complimenti quella. La sua conferenza sulla rappresaglia dei distretti mi ossessiona. Mi piace molto quella frangia. Come è andato l'intervento alla schiena di tua madre? Beh, dille che è il mio idolo! oltrepassò le centinaia di sedie imbottite sistemate per l'occasione e salì sul palco, dove Satiria stava intrattenendo un assortimento di docenti dell'Accademia e funzionari dei giochi con qualche assurda storiella. Anche se ne colse solo l'ultima battuta, «Beh, ho detto, mi dispiace per la sua parrucca, ma è stata lei a insistere per portare una scimmia», si unì doverosamente alla risata che seguì. «Ah, Coriolanus!» Lo accolse satiri, abbiascicando e facendogli cenno di avvicinarsi. Eccolo qui, il mio allievo migliore. Lui le diede il previsto bacio sulla guancia e si rese conto che lo superava di parecchi bicchieri di posca. Quella donna doveva proprio darsi una regolata nel bere, per quanto si potesse dire lo stesso della metà degli adulti che conosceva. L'uso di alcolici come forma di automedicazione era un'epidemia diffusa in tutta la città nonostante Satiria era divertente e non eccessivamente rigida, tra i pochi insegnanti che permettevano agli studenti di chiamarli per nome. Si tirò un po' indietro e lo squadrò. Bellissima camicia! Dove ti sei procurato una cosa del genere? Lui si guardò la camicia come se fosse sorpreso dalla sua esistenza e diede la scrollata di spalle del ragazzo dalle possibilità illimitate. Gli Snow hanno armadi molto capienti. Rispose spensieratamente. Miravo a un effetto riguardoso ma allegro. E ci sei riuscito. Cosa sono questi graziosi bottoni? chiese Satiria, indicando uno dei piccoli cubi sul suo polsino. Tessere? Su serio? Oh, beh, questo spiega perché mi ricordano il bagno di servizio, rispose Coriolanus, suscitando una risatina tra i presenti. Era quella l'impressione che si sforzava tanto di mantenere un richiamo al fatto che lui rientrava tra le rarissime persone che avevano un bagno di servizio, per di più rivestito di tessere, mitigato da una battuta autoironica sulla sua camicia. «Abito delizioso», disse, rivolgendo un cenno a Satiria. «È nuovo, vero?» Si era accorto a prima vista che si trattava dello stesso vestito che la donna indossava sempre alla cerimonia della mietitura, rimodernato da ciuffi di piume nere. Ma lei aveva approvato la sua camicia, e lui... Doveva restituirle il favore. Me lo sono fatto confezionare per l'occasione, rispose Satiria sfruttando la domanda. Il decimo anniversario, eccetera. Elegante, confermò lui. Tutto sommato, non erano male come squadra. La sua soddisfazione venne meno quando scorse l'insegnante di ginnastica, la professoressa Agrippina Sikel, che con le sue spalle muscolose si faceva largo tra la folla. Dietro di lei c'era il suo assistente, Seiyanu Splint che trasportava lo scudo ornamentale che la professoressa si ostinava a infilare ogni anno nella foto di gruppo. L'era stato conferito alla fine della guerra per aver gestito con successo le esercitazioni di sicurezza dell'Accademia durante i bombardamenti. Ma ad attirare l'attenzione di Coriolanus non fu tanto lo scudo quanto l'abito di Seianus, un morbido completo grigio antracite con una camicia il cui bianco abbagliante era bilanciato da una cravatta a motivi cashmere il tutto tagliato in modo da aggiungere fluidità alla corporatura alta e spigolosa del ragazzo. L'insieme era nuovo di zecca, sofisticato e gridava «Soldi! Profitti di guerra!» per essere esatti. Il padre di Sejanus era un fabbricante del distretto 2 che si era alleato con il presidente. Aveva guadagnato una tale fortuna con le munizioni da riuscire a comprare l'accesso della sua famiglia alla vita di Capital City. Ora i Plint godevano di privilegi che le dinastie più antiche e potenti avevano conquistato nel corso di generazioni. Era un fatto senza precedenti che Sejanus, nato in un distretto, studiasse all'accademia, ma la generosa donazione di suo padre aveva consentito gran parte della ricostruzione post-pellica della scuola. Un cittadino nato a Capitol si sarebbe aspettato che in cambio gli intitolassero un edificio, il padre di Sejanus aveva chiesto soltanto un'istruzione per il figlio. Per Coriolanus, i plinte, quelli come loro, erano una minaccia a tutto ciò che amava. A Capitol City, gli arrampicatori sociali arricchiti stavano indebolendo il vecchio ordine soltanto in virtù della loro presenza. La cosa era particolarmente fastidiosa, perché anche il grosso della fortuna degli Snow era stato investito in munizioni, ma nel distretto 13. Il loro enorme complesso, isolati su isolati di stabilimenti e impianti di ricerca, era stato polverizzato dalle bombe. Armi nucleari avevano raso al suolo il distretto, tanto che tutta la zona emetteva ancora livelli insostenibili di radiazioni. Il centro della produzione militare di Capitol City si era spostato nel distretto 2 ed era finito dritto tra le braccia dei Plint. Quando la notizia della caduta del distretto 13 era arrivata a Capitol City, in pubblico, la nonna di Coriolanus l'aveva liquidata dicendo che era una fortuna che avessero molti altri beni altrove. Ma non era vero. Seianus aveva fatto il suo ingresso nel cortile della scuola dieci anni prima. Un ragazzino, timido e sensibile, che osservava circospetto gli altri bambini con espressivi occhi castani troppo grandi per il suo viso tirato. Quando si era sparsa la voce che veniva dai distretti, il primo impulso di Coriolanus era stato di unirsi ai suoi compagni per rendere un inferno la vita del nuovo arrivato. Ma poi, dopo una più attenta riflessione, aveva preferito ignorarlo e basta. Se gli altri ragazzini di Capitol City avevano creduto che Coriolanus lo avesse fatto perché trovava indegno di sé tormentare il moccioso dei distretti, Sejanus aveva preso la sua scelta come segno di correttezza. Nessuna delle due interpretazioni era del tutto precisa. Ma entrambe rafforzavano l'immagine di persona di classe di Coriolanus. Donna di statura impressionante, la professoressa Sikel, raggiunse rapidamente il gruppo di Satiria. Buongiorno, professoressa Click. Oh, Agrippina, bene. Ti sei ricordata del tuo scudo, disse Satiria, accogliendo una decisa stretta di mano. Mi preoccupa che i giovani dimentichino il vero significato di questa giornata. E sei Janus? Come sei elegante. Seianus tentò un inchino, facendosi finire negli occhi un ricciolo ribelle. Lo scudo ingombrante lo colpì al torace. «Troppo elegante!» commentò la professoressa Sikel. «Gli ho detto che se avessi voluto un pavone, avrei chiamato il negozio di animali. Dovrebbero indossare tutti le loro divise.» Guardò Coriolanus. «Questo qui non è terribile. È la vecchia camicia da sera di tuo padre?» «Lo era?» Coriolanus non ne aveva idea. Gli tornò in mente una vaga immagine di suo padre in un raffinato completo grondante di medaglie. Decise di giocarsela. La ringrazio per averlo notato, professoressa. Me la sono fatta rifare proprio perché non volevo suggerire l'idea di essere stato anch'io in combattimento, ma desideravo che oggi lui fosse qui con me. Molto appropriata, disse la professoressa Seacal. Poi rivolse l'attenzione a Satiria e alle sue opinioni sul più recente spiegamento di pacificatori, i soldati della nazione, nel distretto 12, dove i minatori non stavano producendo le quote di carbone previste. Con le due docenti ormai prese dalla conversazione, Coriolanus accennò allo scudo. Ti alleni un po' stamattina? Sejanus fece un sorriso ironico. Rendermi utile è sempre un onore. Bel lavoro di lucidatura, replicò l'altro. Sejanus irrigidì all'insinuazione che fosse. cosa? Un leccapiedi? Un valletto? Coriolanus lasciò che la tensione aumentasse per pochi istanti, poi la disperse. Lo so bene. A me toccano tutti i calici da vino di satiria. Sejanus si rilassò a quelle parole. Sul serio? No, non proprio. Ma solo perché non ci ha ancora pensato, rispose oscillando tra disprezzo e cameratismo. La professoressa Sickel pensa di continuo a qualcosa da fare, invece, e non esita a chiamarmi di giorno o di notte. Sembrava sul punto di proseguire, poi sospirò soltanto. E naturalmente, adesso che mi diplomo, ci trasferiamo più vicino alla scuola. Tempismo perfetto, come al solito. Coriolanus si fece di colpo guardingo. Dove? Da qualche parte sul corso. Molte di quelle case imponenti finiranno presto sul mercato. Perché i proprietari non potranno pagare le tasse o roba simile, ha detto mio padre. Lo scudo strisciò sul pavimento e Sejanus lo sollevò. A Capital City non tassano gli immobili. Lo fanno solo nei distretti, obiettò Coriolanus. È una nuova legge, gli spiegò l'altro, per ottenere più soldi da destinare alla ricostruzione della città. Coriolanus tentò di soffocare il panico che cresceva dentro di lui. Una nuova legge che istituiva una tassa sul suo appartamento. Di che importo? Al momento sbarcavano a malapena il lunario con quel poco che guadagnava Tigris, la misera pensione militare che percepiva la nonna per i servizi resi a Panem dal marito e i suoi assegni familiari come figlio di un eroe di guerra caduto, assegni che si sarebbero interrotti con il conseguimento del diploma. Avrebbero perso l'appartamento se non fossero riusciti a pagare? Era tutto quello che avevano. Venderlo non sarebbe stato di nessun aiuto. Sapeva che sua nonna aveva chiesto ogni prestito possibile sulla casa. Se l'avessero fatto, a loro non sarebbe rimasto praticamente niente. Avrebbero dovuto trasferirsi in qualche zona sconosciuta e unirsi alle sporche fila dei comuni cittadini, privi di prestigio, influenza, dignità. La vergogna avrebbe ucciso sua nonna. Sarebbe stato più caritatevole spingerla giù dalla finestra dell'attico perlomeno sarebbe stato rapido. Stai bene? Seianus lo scrutava perplesso. Sei appena diventato bianco come un lenzuolo. Coriolanus recuperò l'autocontrollo. Credo sia la posca mi rivolta lo stomaco. Già, concordò l'altro, ma mi costringeva sempre a berla durante la guerra. Ma, la casa di Coriolanus stava per essere usurpata da uno che si riferiva alla propria madre chiamandola Ma. Il cavolo e la posca minacciavano di ricomparire. Trasse un respiro profondo e obbligò il suo stomaco a tenerseli stretti, detestando se Janus più di quanto avesse mai fatto da quando quel ragazzino ben nutrito dall'accento inelegante gli si era avvicinato, stringendo in mano un sacchetto di caramelle gommose. Coriolanus sentì suonare una campanella e vide i suoi compagni di corso convergere verso il palco. Immagino sia arrivato il momento dell'assegnazione dei tributi disse Sejanus in tono cupo. Coriolanus lo seguì fino alla zona in cui era stato approntato un settore di sedie, sei file da quattro, appositamente per i mentori. Cercò di scacciare dalla mente il dramma dell'appartamento, di concentrarsi sul compito fondamentale in arrivo. Ora più che mai era essenziale che si distinguesse, e per distinguersi doveva essergli affidato un tributo competitivo. Il decano Casca Highbottom L'uomo a cui si attribuiva la creazione degli Hunger Games sovrintendeva personalmente al progetto dei mentori. Si presentò agli studenti con tutta la vivacità di un sonnambulo, trasognato e strafatto di morfamina come al solito. Il suo fisico, un tempo notevole, era rinsecchito e coperto di pelle cascante. La precisione millimetrica del recente, cortissimo taglio di capelli e il completo nuovo non facevano altro che mettere in risalto il suo declino. Grazie alla popolarità acquisita come ideatore dei giochi, manteneva ancora una debole presa sul proprio incarico, ma girava voce che il collegio dell'Accademia cominciasse a perdere la pazienza con lui. Ehi là! biascicò, agitando un foglio di carta stropicciato sopra la testa. Adesso vi leggo quello che c'è scritto qui. Gli studenti si zittirono e fecero il possibile per sentire quello che diceva nel chiasso della sala. Io leggo un nome. E poi quello di voi che se lo becca. Chiaro? Benissimo. Distretto 1, maschio, va a. Il decano Highbottom sbatté le palpebre davanti al foglio, sforzandosi di mettere a fuoco. Occhiali, borbottò. Me li sono scordati. Tutti fissarono gli occhiali già posati sul suo naso, in attesa che le dita annaspanti li trovassero. Ah, eccoci qui. Livia Cardio. Sul faccino appuntito di Livia si spalancò un sorriso a 32 denti, mentre sferrava un pugno nel vuoto e gridava: Sì! con la sua voce stridula. Era sempre stata incline a darsi delle arie, come se quell'incarico allettante riflettesse soltanto l'opinione che avevano di lei e non di una madre che dirigeva la più grossa banca di Capital City. Coriolanus provò una disperazione crescente a mano a mano che il decano procedeva nella lettura dell'elenco. Attribuendo un mentore ai ragazzi e alle ragazze di ogni distretto. Dopo dieci anni di giochi si era delineato uno schema. I distretti 1 e 2, meglio nutriti e più favorevoli a Capitol City, producevano un maggior numero di vincitori, pur con la concorrenza dei tributi pescatori e agricoltori del 4 e dell'11. Coriolanus aveva sperato nell'1 o nel 2, ma non gli fu assegnato né l'uno né l'altro. Decisione resa ancor più offensiva dal fatto che al ragazzo del Distretto 2 venne abbinato Seiano Splint. Il Distretto 4 se ne andò senza che lui venisse nominato e la sua ultima possibilità concreta di ottenere un vincitore, il maschio del Distretto 11, fu affidata a Clemenzia Dovecote, figlia del ministro dell'Energia. A differenza di Livia, però, Clemenzia accolse la notizia della sua buona sorte con garbo. Limitandosi a spingere la cortina di capelli corvini dietro la spalla mentre prendeva diligentemente nota del tributo sul suo raccoglitore. C'era qualcosa che non andava se uno snow, guarda caso, tra gli studenti migliori dell'accademia veniva ignorato. Coriolanus cominciava a pensare che si fossero dimenticati di lui, magari gli avrebbero offerto una posizione speciale, quando, con suo grande orrore, sentì Highbottom borbottare. E ultima, anche per importanza, la ragazza del distretto 12 va a Coriolanus Snow.